Allora, andiamo a torre. Altri questi. Dobbiamo scendere. Vero fotografo. Ma le foto da terra. In effetti c'è la... c'è il riquadro azzurro quando il tizio... quando il soggetto è già stato... Oh, cavolo. Vai. Ai, cavallino. Cos'è svanito nel nulla anche quello? Questo è nuovo. Slanciolotto. Slanciolotto. Frutto di un loto che cresce in acqua e che trae le proprietà nutritive dal fondale nel quale penetrano le radici. Usato in cucina permette di velocizzare i movimenti. Di quanto? Riesco a prendere... quello cos'è? Velocità del puntatore quando... quando faccio le foto è altissima. Esamina. Ah, aspettiamo un attimo che torni. A quanto pare fa un percorso definito. È ancora lui. Dietro, ancora lui, è ancora uno di questi. Uno. Ciao. Quello lì è diverso, no, è sempre lo stesso. Beh, allora... no, la mappa un attimo. Un triangolo. Anche questa zona qua vagamente, ma me la ricordo, ma è nel senso che mi ricordo... la forma, diciamo. Nient'altro. Venti. Ma chi mi vuole? Mi fate rompere le armi e basta. Qua? Com'è c'è questo... questa recensione? La versione piccola di... ma no, che schifo. Vabbè, non si vede niente, sembra un sasso. Vabbè. Allora, cos'è che abbiamo? Il martello, eh. Ambra. Angiolini. Pietra focaia, ah beh.
Però gagliardello, un fungo giallo e arancio non facile da trovare. Se cucinato fa aumentare la capienza, indicatore di vigore. Effetto molto utile. Indicatore di vigore. Allora, quindi facciamo. Volevo vedere se si vedeva un po' meglio, ma non significa niente. Potrebbe essere una patata. Allora, effettivamente. Possiamo anche cercare il cavallo. Indicato deve essere se si trova. Ah, questo. Ecco, vediamo a proposito. Minaccia. Quindi appunto riesce a fotografarlo. Ma che significa? Sono tutti uguali. Vabbè, pare che non è importante. Consente di resistere all'elettricità. Ok, questo sarebbe utile. Indubbiamente. Non ho ancora fatto quello. Dai, ma è questo. Andiamo a guardare anche in alto. Tutta mela qua. Più uova. Dai, tiriamolo giù questo. Questa cos'è? Aperto la velox. Ramo. Ok, l'avevamo fotografata ma non l'avevamo mai presa. Oh no. La soccana stimola i muscoli della gamba e cucinata con ingredienti mostruosi. Aumenta la velocità. Vabbè. Facile da ardere e da trasportare. Oh, una fascina di legna da ardere è facile da trasportare. Si può dare fuoco con gli strumenti giusti. Vabbè, ma cosa serve? Cos'è questo? Beccato sul naso. Tutti e due. Cane. No. Aia, mi becca adesso, eh. Di nuovo artiglio, può cucinarlo. Ok, una pozione anche questo. Lì mi sa che ci vuole.
Non si gira quel coso qua. Ah, c'è anche quello tra l'altro lì sopra. Va come tira il vento più che quello che facciamo noi. Allora, facciamo così. Adesso ok. Andiamo sulla spiaggia. Spero che ci rimanga un attimo. Se no converrebbe... Ma no, sembra che stia anche qua. O no? No, 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 no. Allora. Voglio andare di là, eh. Mi pare che è vicino alla spiaggia, in realtà, quello. Ma sì, dobbiamo farcela. Si è fatto male. Grazie per la bistecca. Si è fatto male la rete da solo. Vediamo. Bueno. Un punto diverso. Non è che tu... No. Da là magari. Non è... Può essere. Bello che sprecare le frecce di fuoco. Vediamo. Può essere, perché guardarlo così secondo me non è secco. Eh sì. Non sembra secco, no? Vabbè. E poi scivola giù. Allora. Facile. Non è facile perché si muove di parecchi gradi. Cosa l'azzurro è un altro di quei simpaticoni guardiani, sai, sì. Ah, ma non si muove. Siamo ancora qua. Più altro che c'è il vento contrario. Tra l'altro non è segnalato, no? Boh, l'acqua. Siamo anche abbastanza calma, quindi proviamo ad andarci. Finalmente un NPC. Personaggio. Andiamo. Ah, non Zora. Allora. Oh. Ehi, laggiù. Oh, Qui, sono qui. Lì, mezz'ora c'è più. Cos'è questa inquadratura?
Scusa per averti chiamato così bruscamente. Il mio nome è Leto Gan e appartengo al popolo di Zora. Ho visto che sei un'Ilia. Ok, sì, in realtà, ecco, giusto, sì. Anche noi siamo una, diciamo, una razza. Che poi è più una, boh, una specie, perché non è una. Non so se si possono considerare razze o specie. Siamo, beh, siamo più che altro specie perché non è uguale a noi. Una specie antropomorfa, ma non è uguale a noi e non è una razza perché non è leggermente diverso da noi. E così ho deciso di fermarti. Posso rubare un minuto del tuo tempo? Certo. Grazie mille. Vedi la torre su quell'altura? Quella dobbiamo andare noi? A nord di lì scorre il fiume Zora e vorrei che tu lo seguissi controcorrente fino a raggiungere il ponte Ingogo. Controcorrente? In che senso? Sto però sulla riva. C'è un percorso. Sei senza parole anche tu per quello che hai detto? Di sicuro ti starei chiedendo, perché proprio io? Ma tutto chiunque venisse fermato così all'improvviso da non Zora potrebbe pensare alla stessa cosa. Ma posso garantirti che avrai solo da guadagnare nel fare ciò che ti sto chiedendo. Perché vedi, il principe Sidon, del nostro popolo di Zora, sta cercando proprio un'Ilia di valore. E nel momento che si tratta di una richiesta principesca, c'è da aspettarsi una ricompensa principesca. Quindi dobbiamo andare prima da lui, alla fine. Da Zora. Che poi penso che sia quello più in alto. O vedremo. E questo è il motivo. Vabbè, magari adesso qua ci dà l'indicatore, quindi. E questo è il motivo per cui ti chiedo di recarti subito dal principe, che si trova al ponte Ingogo, lungo il fiume Zora. Bene, stai lì a farti un bagnetto? Allora, andiamo su. Adesso. Ah, piove però, eh. Sembra che ci sia il muschio oltretutto. Facciamo una prova. Aspetta, no. Ok. Stiamo già scivolando giù. Allora, aspetta un attimo. Eh sì, scivola. Devo fare un bivacco e vedere se passa. Vediamo cosa, se c'è qualcosa qua. Residuo. Aspetta, che sto facendo su. Il tempo cambia abbastanza velocemente, mi sembra. Eh sì, ho sbagliato ovviamente. Perché ho corso fin qua. Qua. Sembra così. È qua. Sembra che dica così. Qua. Ecco, speriamo di fare il salto giusto con la paravela adesso perché. Però mi sembra che siamo un po' in basso. Freccia di chiave. A me non convince molto. Anche perché arriva fino all'estremità. Infatti, non se ne parla. Però non brucia, quindi. Ma cavolo facciamo a salire qua? Qua c'è la fregatura. Però abbiamo già provato.
Non si, non brucia. Facciamo. A proposito, non ci ha dato nessuna indicazione. Però vabbè, immagino che sia qua. Non credo che troviamo uno Zora qua per dirci di andare qua. Non credo. Ah, non. Era utile anche per come teletrasporto, ma non so cosa farci. La cosa più alta è là, meno. Ma no. Non vedo. Da là non credo. Anche perché comunque c'è il limite del vigore, no? Evviva! Al momento non. Mi viene un'idea. Cavallo è rimasto là. Ovviamente in acqua non possiamo chiamarlo, perché non si può fischiare, eh. Non è capace di farlo. Com'è che lo è? Con due mani usa. Vabbè, sta arrivando quello là. Cavallino non può venire perché c'è ovviamente. Ci sarà qualcosa qua. Aspetta che mangio. Allora, poi andiamo sulle armi, va? Andiamo fuori qualcosa di un po' più serio. Tirato quell'altro. Allora vediamo un attimo. Vabbè, abbiamo quello più potente. Non è arrivato per un pelo? Ma cavolo. Mira, ragazzo. Certo che la durata delle armi è miserrima proprio. Non capisco. E...
Erano le frecce speciali, non era. Questo ce l'avevamo già preso. Quindi. Beh, in realtà c'è un po' di roba da raccogliere. Freccia, freccia. Piccolo tesoro qua. Alabarda. Ecco, poi c'è pure questa cosa qua. Buona menata, insomma. Oh, via questo. Beh, questo non ci serve di sicuro. Se non sbaglio, ci essere un'arma che non si distrugge potente. Ma non mi ricordo se è stata inserita nel... Come si chiama? Il Master lì. Quella modalità lì. Oppure c'è già anche nel base, non mi ricordo. E poi dovrebbe essere la sua spada, quella che si vede anche come nel logo, no? Zelda logo, c'è proprio. Oh. Andiamo di là. Azzurro cos'è? Batteri perché scappato. Appunto, però qua non c'è nessuno. Cosa va a fare l'azzurro? C'è un ponte là. Anche per qua è bello largo, eh. No, non è un ponte. È una piattaforma. No, sì, c'è anche un ponte. Goblin nero? Goblin blu? Questo non l'abbiamo ancora fatto. Uno scrigno. Poi non riparterà da lì se allora ricarica di ricarica non è che gli fa questo danno, eh. Queste sono gratuite finché non ci becca e continuo a sbagliarmi il intelligente proprio. Come fare a non accorgersi dove siamo? Un po' triste questa cosa qua, dai. Oh, cavolo.
Ah, si vede da qua. Non so che... Magari ci facciamo un sacco di danno, eh. In effetti, io ho rischiato, ma... Oh, un zaffino. Bene, bene. Questo qua rimane... Rupia do 300. Sono ricco. Sì, non è vero, me ne servono. Ottimo, ottimo. Allora. Bellone qua. E un'opale. Posso bivaccare volendo. Ali di pipistrello, ali di pipistrello. Ali, ali. Dunque, sono le 3:30 di mattina, quindi non è utile. Praticamente era esploso il forziere, mi sembra di capire. Sì. Ma piove sempre, eh? Non capisco. Ma sì, che dipende dai territori, comunque. E questa cosa qua cos'è? Non l'abbiamo ancora mappato. Però trovo assurdo effettivamente che c'è. Secondo me serve giusto un compromesso, nel senso che se io vengo in questa zona dovrei mapparla. Poi quando trovo la torre, mappa completamente. Sono un posto di loro, proprietà. Chissà se c'è qualcosa che vale la pena. Non vedo niente, non mi sembra di vedere il tesoro. In effetti è lì. Carina questa impalcatura. Vediamo se... Sì, è lì. Mi sembra in mezzo tutta la gentaglia. Allora andiamo su questo punto. Dov'è il cavallo? Sei lento, lento, lento. Ma sono venuto io incontro a te. Vediamo se è un po' più guidabile, forse sì. Ecco, no, perché sei andato di lì? Ops, andare a svegliare. Inox. Ah, c'è io Inox. Facciamo una cosa. No, dov'è che... Il mostro più grosso di Irule che vive in prevalenza nelle zone boscose. È molto aggressivo ed è capace di sradicare interi alberi per usare in combattimento. Bene. Un bel range. E poi lo fa a giravolta. È possibile rubargli le armi dei nemici sconfitti che porta intorno al collo. Ok, serve per collezionare. Quando hai finito le armi, viene da lui. Nel cludo orientale e nel cludo occidentale ce n'è più di uno, probabilmente. Unghie di Inox. Beh. Dente di Inox. Cuore di Inox. Mela. Fragola, eccetera, eccetera. Durian Vivax.
Cos'è? Se li porta addosso, sono i suoi cibi che si porta addosso. Poi lasciamo dormire perché mi sa che è impossibile. Una zona di questa. Dice la stessa cosa. Ehi tu. Beh, magari ne hanno piazzati un po' diversi per... Aspetta, aspetta. Per tutte le maree. Sono un'Ilia, sì, siamo un'Ilia, lo sapevo. Allora recati dal mio principe Sidon, è urgente. Ti aspetta lungo il fiume Zora, al ponte Ingogo. Che è controcorrente, nel senso che bisogna risalire. Vabbè. Ascolta ciò che il principe Sidon avrà da dirti. È una richiesta strana, ma quando sarai lì capirai tutto, vedrai. Ok, sono certo. Ecco qua per esempio del texto sono. Insomma, sono accertati che tu li vedessi questi. Sono delle conchiglie.